oggi abbiamo delle realtà che sono senza ombra di dubbio eccellenze. L'Umbria è legata all'open source perché, diciamo, la mia storia è legata, diciamo, molto a un progetto che è LibreOffice. Sono stato director di TDF dal 2016 al 2018, adesso sono deputy director, e questo, diciamo, è una cosa che, oltre a avermi preso molte energie, insomma, è stata però un'esperienza fantastica, perché sapete che LibreOffice nella scala dei progetti open source è il quarto, si colloca, e il primo in termini di utenza generale, insomma, generica. I primi tre sono, diciamo, infrastrutturali: OpenStack, Docker e Drupal, no? Sono dei software che la gente non si misura direttamente. Ma e questa è stata una bella esperienza, perché, diciamo, è un progetto che ha individuato molto bene come deve essere portato avanti. È stata una gran bella esperienza. Poi sono stato presidente del Centro Competenze Open Source dal 2007 al 2013. Anche lì è stata una gran bella esperienza, perché originata dal fatto che l'Umbria, per intuizione del consigliere Oliviero Dottorini, introdusse una legge che obbligava le pubbliche amministrazioni ad adottare open source. Quindi noi in quegli anni emanammo tre mandati di progetto nei quali le scuole, per esempio, fecero dei lavori enormi recuperando hardware obsoleto e mettendo in piedi dei laboratori basati su LTSP, Linux, e quindi facendoli rivivere con poche risorse. Damiano invece è un brillante studente, lasciatemelo dire, sta finendo la magistrale e, insomma, è una persona molto, molto brava, con una grossa passione per la grafica, e infatti, diciamo, il progetto d'alternanza è essenzialmente farina del suo sacco più che cose mie. Io quello che voglio aggiungere è che nel corso che insegno di sistemi di realtà virtuale partimmo con Verma X3D, e ancora è una parte con la quale io preferisco insegnare i concetti di base del rendering di una scena virtuale, perché, diciamo, permette di astrarsi da un'implementazione software specifica. Poi è ovvio che i concetti che loro vedono con questo linguaggio ISO se li ritrovano tutti all'interno di Blender o di altri software che loro vogliono scegliere. Tipicamente io lascio la libertà agli studenti di scegliere lo strumento con cui portare avanti questi progetti, e, diciamo, una buona fetta sceglie Blender. Anche Unity 3D è abbastanza, va abbastanza, diciamo, abbastanza popolare. E voglio sottolineare che dopo tutti questi anni la soddisfazione è molto alta, perché i ragazzi mettono una gran passione in questi progetti, raggiungendo dei risultati assolutamente eccellenti. Tante volte mi rendo conto che hanno speso una quantità di tempo impressionante per realizzare quei mondi, e lo hanno fatto, diciamo, interagendo con me, però, insomma, mettendoci il loro tempo e la loro passione. E quindi in questo senso Blender è una scelta, diciamo, forzata, soprattutto perché rispetto alle altre piattaforme è completamente open source. In questo è un valore aggiunto enorme. L'altra cosa importante che è stata detta prima, nell'intervento di prima, la grossa capacità di Blender di leggere formati degli altri software proprietari. E questo è un qualcosa che, per esempio, anche il LibreOffice è molto marcata, cioè l'importanza dei formati aperti, su cui normalmente la sensibilità è praticamente zero Kelvin, e invece è un discorso assolutamente rilevante, sia per il recupero del patrimonio che uno produce. Voglio dire, la storia in questi 20 anni, ho visto software bellissimi nascere e morire nell'arco di 2-3 anni, e è una croce, perché uno ha investito risorse per utilizzare quel dato software e se lo vede sparire. In questo, ovviamente, Blender è di nuovo una soluzione assolutamente rilevante. Poi un plauso a chi ha parlato prima, perché ha dimostrato, diciamo, tutti gli interventi hanno mostrato una competenza che fa basire, insomma. Quindi adesso il corso da quest'anno è rientrato in un piano, diciamo, di sviluppo da parte dell'Ateneo. Ci sono alcuni corsi che sono stati selezionati per l'introduzione di didattica alternativa,
innovativa, e questa cosa mi semplifica ancora più la vita, perché la mia intenzione è proprio usare Blender per le flipped lesson, dove si rovescia il rapporto docente-studente, semplicemente perché ritengo che molti dei ragazzi sono molto molto più bravi di me a fare quelle cose, e quindi riescono poi loro a mostrare ai colleghi come fare come approcciare anche la piattaforma e ottenere risultati molto elevati. E veniamo all'oggetto della nostra presentazione, che tiene conto del fatto che la legge sulla scuola, introdotta diciamo dal passato governo, ha introdotto il concetto di alternanza scuola-lavoro, e ci sono diverse esperienze. Nel nostro caso ci vediamo, abbiamo subito diverse richieste per attivare dei laboratori nei quali i ragazzi vengono e sperimentano varie tecnologie. Noi ne abbiamo iniziati svariati, ma quest'anno è stata la prima volta che l'abbiamo fatto sulla realtà virtuale, grazie a un rapporto di collaborazione con il locale, con la scuola di Foligno, istituto tecnico industriale, che si chiama ora Istituto Tecnico e Tecnologico Da Vinci, e 18 studenti sono venuti in una prima fase da noi in laboratorio in università, e poi una seconda fase invece nel loro laboratorio qui a scuola, e con questo progetto di rappresentare la Via Flaminia in virtuale, con un'attenzione all'età romanica, e quindi cercare di far rivivere quello che era questa importante arteria che collegava l'impero romano e questa zona, e il lavoro è stato impressionante, perché i ragazzi ci hanno messo moltissima volontà. Come ringraziamo la docente che si è presa carico con competenze di archeologia e ha fornito i materiali e ha dato assistenza, e appunto vi mostreremo quello che i ragazzi hanno fatto, lo farà Damiano adesso, e direi che il risultato è decisamente pregevole. Da quel momento poi sono sorte altre domande, e stiamo portando avanti proprio in questi giorni un altro progetto con una scuola di Vasto. Chiaramente in questo caso il nostro ruolo è da remoto, facciamo le lezioni in videoconferenza perché i ragazzi non possono venire fisicamente da noi, e anche in questo caso l'obiettivo è fare il rendering e permettere la visitazione di un museo, andando, che in realtà non c'è, la struttura è presente, però loro vorrebbero portare dentro la struttura in maniera virtuale dei dipinti che invece sono ospitati verso altre strutture. E quindi anche qui abbiamo fatto tutta la parte di formazione iniziale, e loro stanno cominciando a produrre. Non abbiamo risultati pronti perché è iniziata la settimana scorsa, quindi ancora è presto. La cosa che voglio segnalare è che la realtà virtuale, come penso che sia abbastanza intuitivo, questi ragazzi li prende in una maniera fortissima e riescono a dare il meglio di loro. E passo la parola a Damiano adesso. Io mi chiamo Damiano Perri e sono appunto uno studente della magistrale. Ho fatto alla triennale un corso, che è quello del professor Gervasi, che ha sfogato una passione che io ho sempre coltivato nel corso della mia vita, perché sin da piccolo ho sempre avuto interesse al mondo dell'informatica in generale, ma anche a quello dei videogiochi. Avere un esame come il suo, che prevede la realizzazione di un progetto a tema libero con software di rendering di scenari tridimensionali, di ambienti, mi ha colpito a fondo. E è una di quelle cose che poi quest'anno, quando sono stato incaricato come tutor per il progetto con i ragazzi della Scuola Superiore di Foligno, ho cercato a mia volta di trasmettere. Quello che io durante queste lezioni ho cercato di far capire è che sì, questi software
sono adatti alla modellazione 3D e naturalmente li appassiona, questi ragazzi che sono più piccoli, hanno 16, 17, 18 anni, perché rivivono magari quello che gli piace fare nel pomeriggio, no? Riuscire a creare degli ambienti che rivedono come familiari, ma non soltanto, perché si può andare oltre e magari effettuare delle simulazioni a basso costo, ad esempio, no? Io quello che cercavo di trasmettergli era che tramite software complementari, come ad esempio Unity, che non deve essere visto per forza come un rivale di Blender, ma come un software che lo complementa, no? Quindi magari con Blender creiamo oggetti che poi possono essere esportati e importati in Unity come asset, e di conseguenza possono lavorare insieme. Con Unity magari creiamo degli scenari, anche perché è più semplice da manipolare, con Blender creiamo oggetti. E tramite software di questo tipo si possono arrivare ad effettuare delle simulazioni, come potrebbero essere simulazioni di uno tsunami, simulazioni di maremoti, tramite calcoli fisici che hanno naturalmente il loro costo computazionale, ma non hanno un costo economico particolarmente esoso, e soprattutto non creiamo danni effettivi, si possono andare ad effettuare delle simulazioni concrete ed utili. Durante questo progetto noi ci siamo trovati di fronte alla scelta di quale software utilizzare, e naturalmente per quanto riguarda la creazione dei game object, Blender non poteva che essere la scelta maestra, e successivamente abbiamo utilizzato come software Unity per assemblare gli oggetti creati in una scena che poi doveva essere esplorabile dall'utente. Diciamo che il progetto ha raggiunto il livello prefissato e probabilmente verrà a suo completamento portato ad un livello ancora migliore. E con questo io credo di ripassare la parola. No. Se vuoi.